Il costituendo parco della Costa Teatina e l'eventuale insediamento della piattaforma Ombrina Mare 2 sono realtà inconciliabili tra loro. Gli assessori regionali Gianfranco Giuliante ai parchi e Mauro Febbo all'agricoltura nella veste di presidente del coordinamento per l'istituzione del parco, nel corso di una conferenza stampa congiunta, da un lato hanno rivolto l'invito a tutti i parlamentari abruzzesi a presentare un emendamento in grado di bloccare il progetto Ombrina 2 e dall'altro hanno riferito di aver chiesto al Ministero dell'Ambiente di concedere una nuova proroga rispetto alla tempistica prevista dalla legge per la costituzione del parco. Il tempo stringe: se non si arriverà ad una definizione della perimetrazione dell'area protetta entro fine mese, scatterà il commissariamento ad acta. La Regione, ha spiegato l'assessore Giuliante, da tempo ha espresso la sua posizione che va proprio nella direzione di privilegiare la storica vocazione del suo territorio ad essere definita Regione Verde d'Europa. Io ritengo che non ci debba né possa essere pregiudizialmente nessuna posizione contro qualcosa. Una regione deve essere capace di decidere, nel nostro caso ci troviamo nella regione che abbiamo definito il cuore verde d'Europa, si sono fatte per lunghissimi anni dei percorsi con APE e con altre scelte che riguarda l'ambientalismo, una ragione di individuazione della regione Abruzzo, e quindi nel caso in specie si sta decidendo di proseguire su questo percorso. E a proposito della vicenda Ombrina 2, rispetto alla quale anche una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito l'incompetenza della Regione e quella esclusiva del Ministero dell'Ambiente, Febbo ha voluto ricordare come si sia ormai diffusa una unanime contrarietà all'ipotesi di realizzazione dell'impianto di trivellazione al largo della costa di Ortona. Il Ministero dell'Ambiente ci deve dire quale delle due istituzioni vuole. Noi siamo a questo punto per, e credo che insomma ci sia un movimento unanime oramai in Abruzzo contro Ombrina 2. C'è solo qualche rappresentante degli industriali che si ostina ad una difesa che non credo che non sia giustificata. D'altronde ci sono altri presidenti sempre di Confindustria che dicono che insomma questa posizione magari vada rivista, basta leggere quel che è successo e basta vedere quel che è successo in Basilicata. Insomma, credo che noi siamo più per la tutela del nostro ambiente, del nostro territorio, della nostra agricoltura, delle nostre tradizioni, della nostra enogastronomia, che lavorare con Ombrina 2. Su questo c'è una condivisione, mi sembra oramai generalizzata. Al Ministero abbiamo aperto questo tavolo che chiaramente comprende i due argomenti. Su uno chiaramente noi abbiamo competenze, Parco della Costa Teatina, sull'altro non abbiamo competenze.